Cominciamo con un po' di ritardo, ma cominciamo con questa presentazione. Io sono Riccardo Galetti, penso che il 90% delle persone mi conoscano in questa sala. Sono il presidente del Circolo Sandro Pertini e stasera ho l'onore di coordinare un po' questo tavolo con Mauro Terlizzi, che è l'autore del libro che presentiamo stasera, Primarie istruzioni per l'uso, Beppe Nigro, che è di casa, che è il segretario provinciale del Partito Socialista e assessore al Comune di Saronno, e Fabrizio Taricco, che è segretario provinciale del Partito Democratico. L'argomento sono le primarie, quindi è un argomento interessante per chi fa politica, per chi si occupa di politica e anche per chi la studia in generale, ma ancora di più perché in questi giorni sia il livello nazionale, con le primarie del 25 novembre della coalizione di centro-sinistra, e quelle primarie regionali del 15 dicembre, diciamo che anche l'attualità offre tanto materiale di cui discutere stasera. Io inizierei a chiedere a Mauro del suo libro e poi lascerei la parola al segretario del PD e per ultimo, questione di Galateo, che è di casa, interviene per ultimo. Abbiamo modificato la. Non c'è No, c'era Fabrizio che mi chiedeva come preferisci, Ah, guarda. sì, ma poi giochiamo Mi anche se sembra poi fare anche se voi l'ambiente volete ha creato fare delle informale, insomma, sì. L'ambiente sia molto colloquiale, Possiamo dai. fare un paio di giri, che Sì, così. sì, sì. E a me interessava farti una domanda per iniziare, Sì. giusto per dare il via sulle primarie strumento, primarie valore, cioè le primarie come strumento per selezionare i candidati, la classe dirigente. E le primarie come valore in sé, solo per il. Ho visto che questo argomento è abbastanza centrale nel libro, quindi a te. Ti ringrazio Riccardo, ma intanto grazie a voi che siete venuti qua questa sera, bellissimo il posto, tra l'altro complimenti Assessore. Ma io l'assunto del libro mio è sostanzialmente questo, che l'Italia è l'unico paese dove spesso e volentieri per la sua maledetta eccezionalità che si trascina addosso da decenni, scambia quello che in tutto il mondo è conosciuto come un metodo, come un valore. No, a sé stante, cioè il sistema delle primarie, che è un meccanismo preelettorale di selezione della classe dirigente finalizzata alle elezioni, alle cariche monocratiche, in Italia, per una serie di motivi che nel libro cerco di spiegare, che poi velocemente vi illustro, diventano un valore, no? Un elemento paradigmatico del fare politica. Questo non capita in tutti gli altri paesi in cui le primarie sono praticate. Questo cosa porta? Tra l'altro poi il libro non a caso apre con una sezione che si chiama Storie e modelli, dove si cerca di tratteggiare come nascono le primarie non solo negli Stati Uniti, curiosità ad esempio che le prime vere primarie di coalizione, come le conosciamo noi italiani, che presupponiamo essere, no, come dire, gli autori delle primarie di coalizione, con Prodi nel 2005, in realtà scopriamo che nel 99 i cileni hanno cominciato a fare primarie presidenziali di coalizione nella coalizione dei socialisti e dei democristiani che stavano assieme, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Quindi poi sugli americani spendiamo un paio di battute, visto la fresca e il fresco risultato elettorale. Quindi io dico no, attenzione, in tutto il mondo sono delle fasi preelettorali, in tutto il mondo non coprono, come dire, non prendono il posto della vita di un'organizzazione politica. In tutto il mondo le primarie non prendono il posto dell'elaborazione programmatica, sono uno strumento che chiaramente caratterizza il modo di organizzare e di fare politica di chi le frequenta. Cioè, per spiegarsi meglio, quando tu utilizzi degli strumenti di questo tipo, poi gli italiani impropriamente da neofiti si sono montati la testa e hanno chiamato primarie anche dei congressi che sinceramente, come quelli che voi avete fatto nel 2007 e nel 2009, sono dei congressi a cielo aperto, ma dei congressi. Infatti il risultato non è un candidato che deve essere eletto, ma un segretario, un organo di direzione di un partito a livello nazionale e regionale, no? Quindi uno dice congresso, poi dice sì, ma si votava. Sì, si votava e c'erano le mozioni però, ma non erano mozioni, erano i candidati con la loro piattaforma. Vabbè, chiamalo Pippo, Giovanni, Ugo, è un congresso con le mozioni,
non c'è il teatro, non c'è l'alzata di mano, ci sono le urne. C'è un richiamo ai propri elettori, oltre che ai propri militanti. Questo, Riccardo, comporta una cosa, e questo è l'altro quindi assunto del libro. Siccome io non sono partigiano del sì o del no sulle primarie, sono partigiano della buona politica, lavorandoci come professionista, no? Quindi dico sostanzialmente, se uno prende una via, la pigli e la porti fino in fondo, perché fare le robe a metà succede sempre un casino. E fare le cose senza la coscienza delle implicazioni politiche che esse comportano, porta a un casino doppio. Cioè, se tu ti strutturi, sia per la tua vita interna, sia per la tua offerta esterna, cioè quella elettorale, con il sistema delle primarie, cioè ti basi sugli elettori, è chiaro che come organizzazione politica ti strutturi sugli eletti. Cioè non c'è da eleggere segretari, direttivi. Guarda, chi è il capo di quel partito che si è strutturato con le primarie in quell'area? L'eletto di più alto grado. Cioè il capo dei democratici americani ha appena vinto l'altra sera le elezioni presidenziali. Non è che ce ne sia un altro. No, c'è anche il presidente del Partito Democratico, giuro davanti a Dio che oggi mi sfugge, perché un signore o una signora potentissima, ma che gestisce una macchina, no? Perché là è strutturata in un determinato modo. Tra l'altro oggi c'è una bellissima intervista sul Corriere della Sera, credo del più bravo storico vivente, che è Paul Kennedy, quello del libro famoso Ascese e Decline delle Grandi Potenze Mondiali, che dice tra l'altro che quel sistema lì comincia a segnare il passo, perché è un sistema ottocentesco di sintesi tra 13-14 stati che si fondarono, e in realtà la rappresentanza democratica e la fluidità della macchina non è poi così garantita. Infatti Obama ha un serio problema, perché tra le lacrime, gli applausi e le feste si trova una camera, il loro Parlamento in mano ai repubblicani, e lui c'è il Senato che è sostanzialmente un senato federale delle regioni, perché i senatori americani sono solo 100, quindi non sono due per stato, quindi è come il senato delle regioni tedesco, no? Democratico della serie, sono fattacci suoi adesso far passare le leggi, e deve fare l'appello bipartisan, no? Allo speaker repubblicano, cioè al capogruppo repubblicano, anzi al presidente della Camera, la spiega, dire per favore lavoriamo insieme. Quindi non è che tutti i sistemi siano perfetti, non è che dove ci sono le primarie tutto funziona la politica, se la fai o non la fai. Quindi questo è il dato sostanziale, sono uno strumento, possono essere un validissimo strumento innovativo nel meccanismo di rapporto e di rivisitazione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati, una dinamica che allarga la base partecipativa se tu non ti fermi soltanto all'atto del voto, ma i famosi albo degli elettori, che non esistono per legge in America, non esiste nulla, vanno un po' a macchia di leopardo, però quegli elenchi che comunque esistono da anni anche in Italia, se tu li rendi organici e continui a tampinarli, a coinvolgerli, no? E trasformi i militanti in una struttura che nella struttura organizzativa, comunicativa e di supporto agli eletti di quei partiti, no? E dall'altra il serbatoio privilegiato delle future candidature, perché se no non si capisce perché uno si tessera e faccia il militante se poi il gioco è sempre vasto, e gli elettori prendono il posto dei vecchi simpatizzanti e militanti dei furono partiti di massa. Perché la questione è ancora così, cioè non è che le primarie, come dire, non è che la politica è cambiata ovunque, non sfugga che ci sono ancora grandi partiti di massa, soprattutto sul continente europeo e segnatamente nella sinistra tradizionale, che proprio non ne hanno per idea di fare le primarie. La SPD, che sicuramente non è meno democratica del PD, adesso c'era come partito, è un partito che ha 1,5 milioni di tesserati, ha deciso il suo candidato alla cancelleria contro Angela Merkel con la riunione, credo che si chiama ancora, del presidium del comitato centrale, che fa una certa paura. Sono socialdemocratici, sono dei dirigenti eletti all'interno dei congressi, sono rappresentativi dei militanti e degli iscritti del loro partito, e quindi fanno una scelta come da statuto. Cioè dice, io rappresento, finché non cambiano la segreteria e la presidenza, quella è la maggioranza, fanno una votazione e quello fa il candidato. Hanno scelto invece di Gabriel, che era il presidente precedente, Herr Steinbrück, che è l'ex ministro delle finanze in un governo di grossa coalizione, no, un hamburghese bello piazzato, erede di Helmut Schmidt. Quindi questo è il meccanismo. Io rafforzo,
questo presupposto, cioè che sono uno strumento e il valore è la politica che decide di utilizzarla bene, non sono un valore in sé, con quello che state vedendo oggi, in questi giorni, no? In Italia e in Lombardia, perché tu hai saltato un esempio, perché, e con questo io sono contento, perché la prima presentazione che ho fatto, che l'ho fatta alla festa, no, in realtà l'ho fatta alla festa nazionale del PSI, la seconda l'ho fatta alla festa provinciale del PD, mi portano via perché mi dico non è un valore ma uno strumento, e alcuni dalla platea aprono il cielo della serie, io sono un feroce antidemocratico perché le primarie sono straordinariamente fondanti per il centro-sinistra, nel significato di essere centro-sinistra. Io lì mi permisi di obiettare a questa signora che mi faceva notare questa cosa, e dico, ma scusami, tu, a te piace Sarah Palin, cioè l'ex regina del Tea Party? E mi ha detto no, anzi, dico, ti dà certo fastidio e fa anche un po' schifo. Dove dice, certo, beh, lei è una che fa le primarie, come la mettiamo? E fa proprio le primarie con l'urna, con la scheda, perché i repubblicani americani anche loro da dopo che li scelsero i democratici a partire dal 68 la fanno così. Adesso anche al centrodestra ha deciso di fare le primarie, e le farà con un sistema che è uno dei sistemi in uso, cioè quelle delle assemblee, cosiddetti caucus, che poi è una parola caucus all'americana, che è una parola strana perché come tratteggio nel libro, tra l'altro una parola dei nativi americani che significa, cioè degli indiani d'America che significa assemblea di villaggio. Quindi faranno dei caucus, che sono un ottimo strumento, che fino al 1968 era lo strumento di tutti, e quindi anche il centrodestra farà le primarie. Con questo, arrivederci e grazie, che fare le primarie è il significato e il contenuto di una coalizione. No, è lo strumento che delimita il perimetro o la forma di una coalizione, così in tutto il mondo, il contenuto è dato dalla politica della medesima. Sembra una pagliuzza, in realtà è determinante questa differenza. Perché, senza perdersi in esempi, vi rimando al libro così ne promuovo la vendita, ma quindi è già tutto scritto lì. Quello che succede in queste ore in Lombardia è esattamente questo, cioè è l'assunto del, mi permetto di dire nel libro, cioè il centro-sinistra lombardo, lasciamo perdere, non voglio perdermi in querel che per 2 anni e mezzo dice a uno di andare via, quello là sceglie di andare via e rimane con le brache calate perché non sapeva che parte girarsi, allora uno a un certo punto dice, potevi fare a meno di dirgli di andarsene, non sapevi neanche cosa fare nel momento in cui tutto andava a rotoli, ma quindi che cade per linee esterne, non per linee interne, per questioni esterne alla politica. Va da un signore e gli dice, senti, facciamo una coalizione e te fai il candidato presidente, e questo gli dice, non se ne parla. Questo succede 3 settimane fa, no, con l'avvocato Ambrosoli. Proprio dice, no, guarda, non c'è il tempo, altro da fare, giro, vedo gente, ciao. E rimane anche con la piva bagnata al sindaco di Milano, no? Allora si ritrovano i gruppi regionali, non i partiti, i gruppi regionali, mettono insieme una coalizione e dicono, ciao, questo è il manifesto, cioè le linee preprogrammatiche, la carta d'intenti definito manifesto per la Lombardia, che sottintende una coalizione che selezionerà attraverso il sistema delle primarie aperte, le primarie cosiddette aperte, il proprio candidato alla presidenza. Passano 7-8 giorni, arrivano dei candidati, si cominciano a raccogliere le firme, arriva, quindi da quel punto di vista abbiamo visto, le primarie stanno perimetrando una coalizione, la perimetrano, ci sono chi ci sta e chi non ci sta. Arriva, ritorna il signore di qui sopra, che a questo punto non è espressione della coalizione di centro-sinistra, e dice, siccome me l'hanno chiesto una serie N di persone che poi vi dirò, ma tenetevi forte perché sono dei nomi potenti, io mi candido con un bel progetto civico, con una lista mia, con gli assessori miei e con il programma mio. Desiderate? Interessa il programma? E come un solo uomo, senti, certo, anch'io, vengo. Ora, quindi questo, la risultante è che non esiste più una coalizione del centro-sinistra. Esisteranno dei partiti o delle forze di centro-sinistra che desidereranno o meno, grazie alla formula di legge, che è un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta della Regione, e attraverso sistema proporzionale a preferenza unica,
del Consiglio regionale apparentarsi con questo signore che non è espressione di una coalizione. Perché? Perché la coalizione di cui sopra aveva parametrato, aveva perimetrato se stessa attraverso una carta di intenti e un sistema di selezione. Quello sì che valgono le primarie, non sono un valore, ma però occhio che ti caratterizzano. Quindi voi avete visto esattamente quello che io riporto nella quarta di copertina del libro, che è un estratto che dice: se fatte bene, coscienti delle implicazioni, sono degli strumenti ottimi, abbondanti, che ammodernano, che fanno, che rigano, che dicono. Se fatto tanto per farle, per nuovismo, per sintomo di, cioè per fare gli americani no, all'Alberto Sordi, senza la coscienza di ciò che questo può portare, diventano degli strumenti catastrofici. E in Italia il rischio è sempre dietro l'angolo, no? Sì. Questo è, secondo me, quindi la risposta forse che ti poteva interessare. Quindi, se volete fare le primarie, fatele, fatele bene, fatele fino in fondo, o non sfinite della povera gente che c'è già da lavorare in una crisi, per chiamarla, raccogliere le firme, mobilitarla, farla sentire, per dire no, adesso scherzavo, ci sentiamo dopo il weekend e mettiamo tutto a posto, perché non si fa così. Ti dico solo questo perché, tra l'altro, non è con atti tecnici che tu superi quella che stupidamente è definito l'onda dell'antipolitica, ma è con la riqualificazione della politica, a prescindere dagli strumenti che intende prendere, che tu, su ad esempio il fenomeno di Grillo, rispondi non all'antipolitica, ma a una disperata richiesta di politica, che non ha offerta, c'è solo la domanda. Perché considerare coi numeri che stanno venendo fuori di Grillo l'antipolitica e non aver capito quello che sta succedendo nella società italiana è una disperata ricerca e richiesta a qualcuno che non risponde mai. Adesso voi qua, magari in provincia di Varese, siete bravissimi, se no non sarete fantastici, avrete delle bellissime sedi di partito, di circolo, di club, di quello che volete, aperte. Io che sono milanese, per trovare una saracinesca tirata su, devo girare ore e ore e ore nella mia città, anche se fisicamente desiderassi trovare un partito, non lo trovo, a meno che non vada in consiglio comunale. Allora vedete che a questo punto smettiamola di suonare i violini, ci sono gli eletti popolari, quelli sono il punto di riferimento, a me va benissimo, ma non giochiamo a fare dei promiscui tra partiti di massa europei e sistemi nordamericani, perché il risultato finale è, come mi permetto di sfottere, non è PD Partito Democratico, ma Partito Deroga. Cioè, voi avete fatto uno statuto nel 2007 e credo che siete stati costretti per sopravvivere ad andarci in deroga una decina di volte, eh? E quello però crea il casino dei promiscui, perché se no... Ecco, io a questo proposito chiederei... Con tutto l'affetto, ovviamente, però la deroga è diventata uno sfinimento. Chiederei al segretario provinciale del PD Taicco anche una... oltre a una... un breve giudizio sul libro, visto che siamo qua a parlare di questo, e sull'attualità, anche su questa, su quello che dice Mauro dell'influenza delle primarie come strumento sulla struttura del partito, a proposito del Partito Democratico, delle primarie come congresso, o del partito che diventa da partito di massa a partito degli eletti, con gli esempi che faceva Mauro degli americani e quelli dei grandi partiti di massa europei, insomma. Vabbè.